La ricerca per agente che si effettua in MATLINE permette di visualizzare una scheda identificativa e sintetica di ciascuna sostanza chimica presente in banca dati. Dal menu principale possiamo selezionare Ricerca per agente e si aprono diverse opzioni di ricerca. Il modo più facile e immediato per cercare una sostanza è ovviamente mediante la lettera iniziale del nome della sostanza. Facciamo un esempio concreto. Ci poniamo l'obiettivo di avere notizie sul benzene, pertanto possiamo selezionare la lettera B e si aprirà l'elenco di tutte le sostanze presenti in MATLINE con la medesima iniziale, tra cui vedete visualizzato il benzene. Possiamo conoscere uno dei sinonimi del benzene. Molte sostanze chimiche hanno dei nomi commerciali o dei nomi di uso comune. Supponiamo di sapere che uno dei sinonimi è il benzolo. Questa ricerca può essere fatta mediante la stringa denominazione dell'agente digitando direttamente benzolo. E si apriranno tutte le parole che hanno questo sinonimo, tra cui sicuramente il benzene. Un'altra opzione di ricerca è un'identificazione più precisa e puntuale, che è quella del numero CAS o del numero ENEX. Il numero CAS è il numero fornito dal Chemical Abstract Service ed è un numero univoco per ciascuna sostanza chimica sintetizzata sul pianeta. In questo caso, per quanto riguarda il benzene, il numero CAS è 71-43-2. Avviando la ricerca si aprirà la scheda benzene. Altrimenti, non conoscendo il numero CAS ma conoscendo il numero ENEX, che fa riferimento all'inventario delle sostanze chimiche della Comunità Europea a carattere commerciale, che è stato creato tra il 1971 e il 1981, possiamo inserirlo. In questo caso il numero ENEX del benzene è 200-753-7 e anche qui si aprirà la scheda del benzene. Un'ulteriore possibilità è effettuare dei filtri, ovvero selezionare all'interno della banca dati in MATLINE categorie di sostanze aventi certe caratteristiche. Esempio, la classe IARC attribuita dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. In questo caso io sono interessata a conoscere le sostanze a cui è stata attribuita la classe 1, cioè cancerogeni certi per l'uomo. Avviando la ricerca otterremo l'elenco di tutte le sostanze in classe 1, tra cui il benzene. Un'ulteriore possibilità di filtro è quella che fa riferimento al regolamento europeo CLP 1272 del 2008, il regolamento relativo alla classificazione, all'imballaggio e etichettatura di sostanze pericolose. Sono interessata ad esempio a conoscere le sostanze con indicazione categoria di pericolo ASP TOX 1, a cui fa riferimento l'indicazione di pericolo H304, e anche in questo caso, avviando la ricerca, avremo l'elenco delle sostanze con queste caratteristiche, tra cui il benzene. Infine, un'altra possibilità di ricerca è quella che fa riferimento al regolamento europeo REACH. Abbiamo i tre allegati principali, i tre elenchi principali che fanno riferimento a REACH, che sono la candidate list, l'allegato 14 e l'allegato 17. Ad esempio, in questo caso, voglio sapere l'elenco delle sostanze MATLINE presenti nell'allegato 17 relativo alla restrizione delle sostanze per determinate categorie d'uso. Anche in questo caso si aprirà l'elenco di tutte le sostanze ed in particolare la scheda che interessava a noi, quella del benzene. Visualizzando la scheda possiamo appunto vedere la denominazione chimica, i sinonimi, la formula bruta, la famiglia chimica di composti, in questo caso gli idrocarburi aromatici, i codici CAS ed ENEX di cui abbiamo fatto menzione prima, la classe IARC, la classificazione di etichettatura attribuita dal CLP, la vecchia classificazione c'è sempre relativa all'imballaggio e etichettatura, il regolamento REACH, in questo caso selezionando la parola restrizioni o autorizzazioni, restrizioni, si aprirà la scheda relativa agli usi per cui la sostanza è soggetta a restrizione. Se invece vediamo la sezione legata agli organi bersaglio, in questo caso
potremmo approfondire la ricerca selezionando leucemia o linfoma non Hodgkin's, che sono le tipologie di cancerogenità di questa sostanza. Esempio, selezionando la leucemia potremmo poi andare a cercare tutti gli agenti a cui è certa l'associazione verso la leucemia, oppure attraverso la ricerca lavorazione, e si apriranno tutte le lavorazioni a cui è stata attribuita la possibilità di portare a leucemia. Negli altri filmati potrete trovare le altre tipologie di ricerca per lavorazioni, organo bersaglio o ditte.